Ben ritrovati a tutti. La relazione d'aiuto si basa sull'ascolto, ascolto partecipativo che presuppone poi una risposta. Dopo aver ascoltato bisogna poi rispondere. E allora vediamo come rispondere. Generalmente la risposta preferibile è la risposta cosiddetta riflettente o riformulazione. È una risposta non direttiva, risposta che si può distinguere in chiarificazione, parafrasi, verbalizzazione. La chiarificazione è una domanda utilizzata dopo aver ricevuto un messaggio da chi viene aiutato che risulta ambiguo, confuso o con un significato duplice. La parafrasi è una riformulazione del contenuto della frase del cliente. Se ho ben capito, mi stai dicendo che, eccetera. La verbalizzazione si tratta di una riformulazione a cui si aggiunge la parafrasi del contenuto affettivo ed emotivo. Si riferisce prevalentemente agli aspetti emozionali. Ci si focalizza sull'esperienza emozionale di chi viene aiutato. Gli obiettivi della verbalizzazione, come vedete da questa slide, sono facilitare il processo di autoesplorazione di chi viene aiutato affinché quest'ultimo possa prendere contatto con la propria emozionalità e comprendere il significato e quindi superare i suoi problemi. Puoi aiutarlo a gestire i propri sentimenti, utile soprattutto quando si sperimentano emozioni intense, quelle la paura, la rabbia, che possono interferire con le sue risposte razionali, cognitive, comportamentali, e lui prende coscienza che ha paura e che è arrabbiato. Aiutarlo a discriminare le varie emozioni ed inoltre aiutarlo ad esprimere direttamente i propri sentimenti. Quindi questo è fondamentale, la capacità di esprimere ciò che si è detto, contattare i propri sentimenti, le proprie emozioni ed esprimere le proprie emozioni. E questa è una funzione, è un obiettivo di questo modo di rispondere dopo aver ascoltato. Questa modalità che si chiama verbalizzazione. Tre tipi di verbalizzazione, i sinonimi. È una verbalizzazione nella quale si fa uso di un sinonimo, riferita al significato emotivo della comunicazione, favorisce una reazione positiva di chi viene aiutato, che si sente così compreso. Per esempio, chi viene aiutato dice: "Non mi sento preso in considerazione da mia moglie." La risposta, la verbalizzazione sinonimo, può essere: "Sente di non essere stimato da sua moglie come vorrebbe." Vedete? È un sinonimo, non è la stessa frase presa in considerazione. Stimato è un sinonimo. Un altro tipo di verbalizzazione si chiama antinomia. Si verbalizza lo stato emozionale opposto a quello espresso, che aiuta, avendo compreso lo stato emozionale del cliente, ad esprimere l'assenza di soddisfazione. Per esempio, lui dice, chi viene aiutato dice: mi sento scontento del lavoro." Una risposta riflettente per antinomia può essere: "Non si sente soddisfatto del lavoro." Vedete, è l'opposto. Un altro tipo di verbalizzazione optativa non si verbalizza il sentimento espresso da chi viene aiutato, ma lo stato emozionale desiderato, cioè quello che vorrebbe. Per esempio, chi viene aiutato può dire: "Questo esame mi preoccupa molto e non vedo l'ora di effettuarlo." La risposta, dopo averlo ascoltato, può essere: "Vorrebbe aver già superato questo esame che le dà pensiero, che la preoccupa." Quindi viene espresso lo stato emozionale desiderato. Vorrebbe aver già superato questo esame per sentirsi più sereno. L'uso di queste forme va considerato in funzione del momento autoesplorativo, in funzione diciamo, della fase in cui, diciamo, di aiuto in cui si trova la persona. Nella tabella seguente sono specificate le fasi implicite nella formulazione di una verbalizzazione. Innanzitutto occorre ascoltare tutte le parole che possono essere espresse, espressioni di emozioni o sentimenti. E quindi farsi la domanda: quali sono le parole usate per esprimere i suoi sentimenti? Osservare il comportamento non verbale quando si esprime. Quali sentimenti sono impliciti nel tono di voce
o nel comportamento non verbale, nel gesto di chi sta parlando. 3. Selezionare le parole per riflettere accuratamente i sentimenti. Qual è una buona scelta di parole per descrivere nella loro intensità le emozioni che mi hai espresso? 4. Individuare il contesto o la situazione relativi ai sentimenti espressi. Qual è l'indice referenziale dei sentimenti del cliente? Esprimere la verbalizzazione e verificarne l'efficacia. Come posso verificare l'utilità e l'accuratezza della mia verbalizzazione? Per esempio, ho capito bene? Formula delle verbalizzazioni. Adolescente, puoi dire: guardi, abbiamo così tante stupide regole in questa scuola, sta diventando un vero inferno per me. Per quanto posso vedere, questo posto è davvero terribile. La verbalizzazione può essere, vedete, non sopporti l'idea di frequentare questa scuola e cui regole ti appaiono prive di senso e ti senti molto arrabbiato per questo. Vedete, è una riformulazione a specchio di quanto ha detto e dei suoi sentimenti. Un'altra verbalizzazione, vediamo un altro esempio. Una donna di 55 anni dice: poiché ho un figlio illegittimo, i miei familiari mi hanno trattata finora con disprezzo, umiliazione e rifiuto. Ora, dopo molti anni, è successo qualcosa di nuovo. Sono stata aiutata senza rimproveri. Gli occhi si inumidiscono, il respiro diventa più profondo. La verbalizzazione può essere dopo averla ascoltata. Se ho capito bene, dopo un vissuto difficile, adesso sei commossa per il cambiamento che percepisci, perché senti che per la prima volta ti vengono incontro senza giudicarti. Una verbalizzazione che ha preso in considerazione gli aspetti non verbali, gli occhi lucidi. Altro esempio, una bambina di 8 anni dice: sto dicendo che non mi piace più vivere a casa mia. Mi piacerebbe vivere con la mia amica e i suoi genitori. Ho detto a mia madre che un giorno scapperò di casa, ma lei non mi dà ascolto. Usate le parole misurate, labbra serrate, il viso rosso. La verbalizzazione può essere dopo averla ascoltata: se ho capito bene, a casa non ti senti compresa. Questo ti fa arrabbiare, tanto da voler scappare. Insomma, dopo aver ascoltato, è necessario rispondere, ma è bene rispondere in maniera non direttiva, senza consigli, senza giudizi, senza altre interpretazioni da psicologo, ma rispecchiando il contenuto e i sentimenti di quanto ha espresso per facilitare l'autocomprensione, i suoi sentimenti e l'autoesplorazione, in modo che possa, facilitata sempre da chi lo aiuta, psicologo, counselor, cioè, psicoterapeuta, facilitata, possa poi arrivare, una volta presa coscienza dei suoi sentimenti, di come si sente, esplorato il problema, possa risolvere da sola i suoi problemi e arrivare da sola ai suoi obiettivi di vita, a migliorare la qualità della sua vita.